Branzo Crivo mi ha bannato dal suo profilo Instagram. Ragazzi, pazienza, ce ne facciamo una ragione. Ogni tanto bisogna ridere di quello che succede nel web. Ciao ragazzi, ed eccoci qua su un nuovo contenuto, perché è strano portarvi un contenuto diverso che non siano i classici videogiochi, cosa che ormai il mio canale sta diventando morente, ma oggi mi sentivo in dovere, che tra l'altro è Pasqua, mi sentivo in dovere di fare un contenuto da parassita, parassita non tanto perché voglio giustificare quello che è successo. Cosa è successo per bannarmi su Instagram? Prima di andare a fondo a questa vicenda e quindi mostrarvi gli screen di quello che è successo, andiamo un attimino indietro e scopriamo insieme chi è Branzo Crew. Sappiamo che Branzo Crew è uno youtuber, possiamo chiamarlo secolare, una pietra secolare su YouTube, ma non tanto perché il suo canale, come state vedendo, lo aprì il 7 marzo 2014. Ha avuto le giuste visualizzazioni, tutto ciò, però il mio canale non è niente di meno che un canale aperto un anno dopo. Quindi, in teoria, pure io sarei una pietra, pure se piccola, pure se incapace, pure se morente, sarei anche io una pietra abbastanza anziana su YouTube. Poi ragazzi, non parliamo di altri youtuber che proprio si sono iscritti nel 2006-2008 e tutto quanto, e vabbè, lasciamo perdere. Ma oggi parliamo di Branzo Crew. Cosa è successo per essere bannato su Branzo Crew? Beh, allora, andiamo subito a vedere cosa è successo. Innanzitutto sto con un altro profilo Instagram, quindi censuro tutto nel dubbio e via. Sono stato bannato per questo post. Praticamente avevo scritto un commento su questo post, ma prima di parlarne, vediamo insieme questo post, questo Reels su Instagram. Vai, vediamo insieme questo Reels che l'ha pubblicato 2 giorni fa. Io praticamente sono stato bannato 2 giorni fa, giustamente, proprio nel momento in cui l'ha pubblicato. Dopo 6 ore sono stato bannato. E sì, è un Reels normale, come i classici praticamente TikTok che fanno credere che sia un posto paradisiaco, ecco, aggettivo giusto. Ed ecco qui che finisce così, un video di 20 secondi, 15 secondi, non so quanto dura, però ok, nel dubbio ve lo faccio rivedere. Eccolo qui. Ed ecco qui. Allora, adesso passiamo ai fatti. Nel dubbio qui, siccome sono stato bannato, il commento automaticamente si è eliminato. Io qui sicuramente avrò censurato il tutto perché non voglio far pubblicità a questi commenti, però ok. Il mio commento praticamente è sparito, è sparito. Però ho avuto la bella idea di registrare il video prima che lui mi bannasse, ma io ero quasi certo perché in qualche modo ho fatto una piccolissima provocazione, ma andiamo ai fatti. Stiamo parlando di questo pseudo paradiso naturale di Santa Catarina, cioè nelle circostanze di Santa Catarina, che sarebbe uno stato del Brasile, più precisamente a sud-est del Brasile. Comunque, questo posto si dovrebbe trovare vicino a Santa Catarina, ma in particolare si chiama Cachoeira de Itapema. Non so, la mia pronuncia fa cagare abbastanza. E in teoria questo posto paradisiaco si dovrebbe trovare qui. Quindi più o meno vicino a Santa Catarina, a 10 minuti, come lui dice, dalla città. Ma vediamo cosa ho scritto effettivamente. Allora, eccolo qui il Reels.
prima del ban. Quindi vediamo bene per la terza volta questo Reels, perché non è una cazzata. L'ho pubblicato anche sulle stories e su Instagram, come vedete il bio originale ce l'ho. Però vediamo, passiamo ai commenti, aspettate, passiamo ai commenti. Cosa ho scritto possiamo dire che ha fatto scattare la scintilla del ban? Iniziamo dal mio primo commento, da notare l'acqua sporca. Ben sì ragazzi, oh, lo si nota, ve lo rifaccio rivedere, ecco perché vi ho fatto rivedere il video per la terza volta. Ma c'è l'acqua sporca ragazzi, c'è l'acqua sporca. Forse ho sbagliato a dire sporca, l'aggettivo sporca, e soprattutto l'emoji questa qui che c'ha una faccia verde e ha voglia di vomitare. Forse ho sbagliato questo, dovevo modificare questo sporco con un aggettivo, con un diverso aggettivo. Forse dovevo mettere diversamente colorata, o forse dovevo mettere diversamente verde, salmastra, che ne so, dovevo dire un aggettivo diverso, perché sporca effettivamente forse può intendere che lui si è fatto il bagno sull'acqua sporca e naturalmente forse avrà pensato che lui si ritiene un maiale. No, adesso sto esagerando, però forse lui ha inteso questo mio commento in questo modo. Però andiamo a leggere le sue risposte, che tra l'altro ragazzi l'effetto dell'acqua, che vi faccio rivedere, eccolo qui. Può darsi che può dipendere dalla vegetazione che c'è sta dentro a questo fiume, ma quello è naturale, possiamo dire che cambia il colore dell'acqua e tutto quanto. Ma secondo me questo marrone proprio scuro può derivare solo da una cosa, cioè dalla terra, da una frana di questo posto. E quindi qui abbiamo l'acqua marrone, non so, da una colorazione dell'acqua nel marrone. E quindi è normale che io ho scritto, cosa ho scritto? Ho scritto che praticamente da notare l'acqua sporca. Cosa che non ho scritto niente riguardo a una cosa personale. Quindi non ho insultato, non ho scritto che lui si è fatto un bagno nella merda, ma ho scritto da notare l'acqua sporca, e questo è il punto numero uno. Ma vediamo i commenti. Una Pasqua veramente grandiosa questa del 2021. Vediamo un attimo. Allora, questo è il suo commento secondo, ma vediamo il primo commento che lui fa. Eccolo, è lui, Brazzo Crew, e questo è il suo Reels, da notare l'acqua sporca. E lui mi ha scritto: il culo è sporco. Cioè, allora, ho scritto da notare l'acqua sporca, ragioniamo un attimino. Perché lui ha scritto il culo è sporco? Poi il culo di chi? Il mio o il tuo? Il mio è pulito comunque. No, vabbè, a parte gli scherzi, subito se l'è presa in maniera personale, senza che io facessi nulla, raga. Il culo è sporco, cioè... Ma questo lo dicono pure i ragazzini che hanno 10 anni. Ma cos'è questa risposta banale? Questa risposta d'odio che mi hai dato per un mio commento, per una mia opinione, da notare l'acqua sporca. Ovviamente non si riferisce tutta la durata del video, perché effettivamente sotto la cascata si vede che è limpida. Ma avete visto lì che schifezza era? Quel marrone... Non so, melmoso, eccolo. Cioè, ma no, ma anche no, ma io col cazzo che praticamente mi tuffo in un fiume così marrone, che poi sì, si capisce che è un effetto, possiamo dire, naturale, anche perché, come mi stava spiegando un commento, sempre rispondendo alla mia risposta, è molto civile, alla fine è stato cancellato pure quello, perché automaticamente ha cancellato il mio commento sotto a questo Reels, cioè sotto a questo video. È che può dipendere questo colore
da un fatto naturale, come ad esempio la vegetazione, come ad esempio il riflesso e una serie di circostanze. Ok, va benissimo, però dalla mia opinione che vedo questo marrone proprio torrido, profondo, mi sembra che è più che terra, una terra che è franata e ha preso il colore questo qui, marroncino, insomma. Pure qui si vede, l'acqua è salmastra, raga. Cioè, guardate come si vede. Vabbè, qua è naturale che ci sono pure qualche foglia, perché siamo in mezzo alla giungla, è naturale. Però, addirittura, che mi scrive questo qui, il culo è sporco. Cioè, non trovo il motivo, io non l'ho insultato sul personale e lui praticamente ha preso questo commento come insulto sul personale, penso, eh? Penso. Comunque lui poi successivamente ha scritto l'acqua è talmente pulita che si può bere. Beh, in questo caso posso capire sotto alla cascata che l'acqua è limpidissima effettivamente. Andiamo a vedere un attimo. Ecco, già qui si vede, però ecco qui. L'acqua, vedendo da questa prospettiva, effettivamente sembra bella blu, bella limpida. Solo in quel punto, solo nel punto in cui si vede quella cascata. Però dall'altro canto, come vi voglio far vedere anche questo video, cioè una cascata simile sempre di quel fiume, che più o meno siamo lì, da questo Cachoeira, praticamente, guardate qua. Guardate qua, pure qui abbiamo l'acqua che è marrone. Questo è un video su YouTube, ragazzi. Pure qui abbiamo l'acqua che è marrone, che è perfettamente naturale, ragazzi, perché essendo che questa è una giungla, è normale che ci va un po' di terra e colora le acque. Però, ragazzi, bere un'acqua di questo tipo, marrone, ma anche no. Cioè, non so quanti elementi può avere di negativo per il nostro corpo che può addirittura farlo collassare. Peggio dell'acqua distillata, ragazzi, ma una schifezza assurda. Io col cazzo che me la bevo. Comunque, vediamo un attimino la mia risposta. Cioè, la mia intenzione, eccola qui, la mia intenzione non era offendere, ma se te la prendi non è colpa mia. Semplicemente si vede un frame, anzi aggiungerei 2, 3 secondi, 4 secondi nel video con l'acqua marrone. Qui dovevo aggiungere torrida, salmastra. Avrai sbagliato sicuramente a registrare, ma si vede chiaramente di questo fatto, di questa acqua salmastra, come vi ho fatto vedere. Certo, per il resto l'acqua è pulita, ovvio. Lui mi ha risposto così, dandomi dell'infelice, ma vediamo insieme cosa è successo. Vediamo. Allora, non era intenzione offendere. Guarda caso, mi ha ricopiato la mia frase. Pare che non ha argomentazioni, non sa argomentare, ma dammi qualche argomentazione. Perché non mi hai scritto? Sei stato un ignorante, questo l'accetto, la risposta sua che dovrebbe fare, sei stato un ignorante perché l'acqua effettivamente sì, c'hai ragione, è marrone, ma perché dipende da fattori naturali, quindi ad esempio come un crollo di una parte del terreno che colora l'acqua marrone, oppure addirittura avresti dovuto scrivere l'acqua non è sporca. Purtroppo la mia camera del mio telefono registra un colore, possiamo dire, abbastanza scuro, un colore che si avvicina sul marrone e quindi praticamente fa quell'effetto. E la storia finiva lì, punto e basta. Ma il punto è che lui ha voluto continuare. È questo che voglio sottolineare, ragazzi. Mi sono dimostrato come un ignorante facendo quel commento che l'acqua è sporca. Ma lui poteva benissimo precisare il perché era sporca, non andando a finire come un insulto personale. Raga, questa è una cosa gravissima. Lui il mio commento l'ha interpretato come un insulto personale. Ma dove siamo finiti, raga? Ma veramente? Ma comunque, andiamo avanti perché altrimenti sto video non finisce più. Non era intenzione offendere, ma intanto non mi interessa che mi abbia bannato su Instagram. Ma tanto per essere onesti di quello che ho scritto e di quello che lui è effettivamente, perché non ha voglia sinceramente di ribattere. Vabbè, comunque andiamo avanti. Non era intenzione offendere, ma il tuo commento è infelice. Per un frame vieni a scrivere una cazzata.
odio le persone che commentano cercando solo il lato critico e negativo delle cose, principalmente quando non esiste. Ah, non esiste? Non esiste? Cioè, mi stai dicendo non esiste? Quell'acqua marrone non esiste. Ma l'hai registrata te? L'hai registrata te? Ma com'è possibile che non esiste? Che tra l'altro, ragazzi, ci stanno pure i video su YouTube di questo posto. Che poi, ragazzi, è sempre lo stesso fiume, la stessa parte. Eccolo, si vede anche da qui, praticamente l'acqua marrone. Se noi andiamo avanti, più avanti c'era una grande cascata, anche qui si vede l'acqua marrone, qua, in questo posto. Anche qui, eccolo, eccolo. Quindi semplicemente, se era al posto suo, per uscire da questa argomentazione mia ignorante e quindi uscire da questo commento a testa alta, io sinceramente risponderei: ti stai sbagliando, ignorante sei tu, perché l'acqua dipende da fattori esclusivamente naturali. Può dipendere, ad esempio, dalla vegetazione presente nel fondo del fiume, o dalle rocce, o da una frana naturale che colora in qualche modo l'acqua, o addirittura dalla telecamera del cellulare, dello smartphone, che colora l'acqua in questo modo, ragazzi. Io sinceramente, se ero in lui, rispondevo in questo modo. Così la figura dell'ignorante l'avevo fatta io, non lui. In questo modo, come lui ha risposto, la figura dell'ignorante l'ho fatta io, per carità, perché con quel commento è normale che l'acqua è sporca, è un commento più sul naturale, più sul borghese, ecco, possiamo dire, sopravvalutando termini più ampi e quindi scientifici. Ma in questo caso, la figura dell'ignorante l'ha fatta anche lui. Infine, lui non mi ha risposto perché mi ha direttamente bannato, ma vediamo cosa ho scritto. Ho scritto un poema veramente incredibile. Inizialmente non si visualizzava, non so per quale motivo, poi eccolo qui, ragazzi. Sicuramente lui l'ha visualizzato e automaticamente mi ha bannato. Ma qui, ragazzi, vi ripeto, c'è anche una provocazione, una pseudo provocazione, un'affermazione un po' piccantina, ecco, diciamocelo chiaro, però sinceramente poteva ben chiarire in direct o addirittura sotto rispondendo e la storia finiva lì. Ma soprattutto cosa mi ha fatto a scrivere questo poema gigante? È il fatto questo, che lui dice che praticamente è una cazzata di quello che ho scritto, di quello che ho scritto poco fa, cioè il mio secondo commento sotto a quel posto in cui dicevo che nel frame si vede che l'acqua è marrone, salmastra, e lì praticamente per un frame lui mi risponde e viene a scrivere una cazzata. È quella frase che a me ha dato fastidio, cioè soprattutto prima che mi ha dichiarato il culo è sporco, cioè una dichiarazione veramente da elementari, ma nemmeno, ragazzi, nemmeno i bambini si comportano così. Ma addirittura qui a scrivere per un frame vieni a scrivere una cazzata? Cioè, ma allora te che vuoi avere soltanto i commenti rose e fiori, come si può dire? Solo i commenti da TikToker? Ragazzi, qui lo devo dire, ragazzi, tu vai a vedere i commenti sotto ai TikToker, praticamente vedi soltanto: sei bellissimo, bellissima, fantastico, che bel posto, ma non c'è nemmeno uno spirito critico nei commenti da TikToker. È questo che lui vuole ottenere sotto al suo profilo e soprattutto nella sua community. Ma questo, ragazzi, lo vedo come il non volere ascoltare l'opinione degli altri, che per fortuna, ragazzi, nella nostra Costituzione c'è la libertà del pensiero, ovviamente nei limiti, però c'è questa, diciamo, assicurazione, e questo, ragazzi, lui lo vuole abolire. Praticamente io traduco questo messaggio del ban, che l'opinione negativa degli altri la intende come un menefreghismo. Quindi bannare a tutto potere tutti i commenti negativi, anche quelli che non sono insulti, perché alla fine, ripeto, io non l'ho insultato, e praticamente avere soltanto commenti estremamente positivi. Ma comunque,
Andiamo avanti e leggiamo il mio bello poema. È bello lungo, ragazzi. Allora, sembra un controsenso, ma odio scrivere commenti negativi e soprattutto, ragazzi, aggiungo che odio fare contenuti di questo tipo, anche perché, ragazzi, come vedete, il mio canale è pieno di contenuti, di gameplay, tutte cazzatine varie, eccetera, eccetera. Ma mi sentivo in dovere di fare questo contenuto sia perché mi sento un parassita, sì, ve lo dico, oggi mi sento un parassita. Però non sopporto quando la gente famosa acquista il suo potere per in qualche modo reprimere le opinioni degli altri e quindi di conseguenza non far notare degli sbagli effettivi che ha fatto quel determinato influencer. È questo che io effettivamente odio. Quindi qui lo rispiego per la seconda volta, da notare l'acqua è sporca. Era più che ovvio che non si riferiva a tutta la durata del video, ma per 2-3 secondi, quindi mi sono sbagliato anche io che non sono dei frame, non è un frame, ma dei frame di 2-3 secondi in cui si vede effettivamente l'acqua salmastra e quindi ho scritto tra virgolette da notare, qui forse non ha letto. Lo devo scrivere in maiuscolo, ma più di questo, ragazzi, almeno in maiuscolo lo odio perché su internet significa voler strillare in qualche modo. Però qui, ragazzi, dovevo in qualche modo evidenziare quel da notare, forse ancora non l'ha capito. Però il mio commento, ecco, arriva il messaggio che volevo praticamente dare e che poi è stato, possiamo dire, abolito e quindi represso. Il mio commento non è una cazzata perché lui diceva che il frame, ritorniamo indietro ragazzi, ritorniamo indietro, lui dice per un frame vieni a scrivere una cazzata. Raga, è quello che lui scrive, per un frame vieni a scrivere una cazzata. E io lì praticamente ribatto che il mio commento non è una cazzata. Questo perché metaforicamente possiamo dire ha un messaggio ben più ampio. È rivolto a far scendere da un piedistallo l'opinione estremamente positiva di molte persone sul Brasile. Questo perché l'ho scritto, ragazzi? Questo perché lui, ho visto delle live, per carità, ha esplicitato che nel posto in cui vive, nella città in cui vive, non ci sono crimini e tutto quanto, ma in altri posti del Brasile ci sono robe più gravi e tutto quanto, ok, lì sono d'accordo, ma in tutte le live che ha fatto su Twitch, nei video su YouTube, nelle stories e video su Instagram, fa intendere esclusivamente, pure se lui l'ha detto una volta su 10 che esistono aspetti negativi in Brasile, che il Brasile sia un paese estremamente perfetto. È quello che io odio, sottolineare esclusivamente la perfezione di una cosa. Quindi ragazzi, il mio messaggio, soprattutto perché molte persone la pensano così, vedendo esclusivamente contenuti bellissimi, è ovvio che si pensa che quella parte del paese, il Brasile o in generale il Brasile stesso, sia un paese estremamente fantastico, meraviglioso, da paradiso, ecco. Però io sinceramente continuo a percepire nei video che fa, e forse sbaglio io, ma di certo, sicuramente nei commenti mi ammazzeranno sotto a questo video, percepisco che il messaggio che lui vuole trasmettere è che il paese in cui vive, in particolare come si chiama, che è Balneario Camboriú, sia un paese, sia una città estremamente, uno stato, una città estremamente perfetta, raga. È impossibile, diciamoci la verità, diciamoci la verità. Però andiamo avanti, poi vi dico il perché. Andiamo avanti. Allora, ecco, molte persone pensano che il Brasile sia un paese incredibile e lo è per certi aspetti. Io non lo metto in dubbio, ma per altri io non condivido. Ecco, iniziamo con l'argomentazione. Allora, andiamo veloci perché non voglio spiegare il tutto, perché altrimenti dopo diventa una cosa da infamare il Brasile. Io non voglio infamare nessuno, quindi vorrei esprimere semplicemente la mia opinione, che è normale, ragazzi, perché tutti i paesi, ragazzi, non sono perfetti e anche quel paese non è perfetto, come d'altronde anche in Italia. Ma
sappiamo che sia un paese incredibile, questo perché la vita costa di meno, soprattutto lì, perché lui dice chiaramente che un affitto costa di meno e soprattutto che paghi un affitto medio 200-300 euro al mese e quindi che corrisponderebbe a 1500-1000 reais. E quello sono d'accordo che praticamente è un aspetto abbastanza gradevole, cioè se tu parti con 1 milione di euro, facciamo finta, vai in Brasile e stai a posto per tutta la vita, possiamo dire, perché la valuta, che adesso andiamo subito a vedere, la valuta in reais dovrebbe essere, ecco qui, un real brasiliano corrisponderebbe a 0,15 centesimi. Quindi ragazzi, porca puttana, effettivamente se hai 1 milione di euro sei ricco. Però non fatevi ingannare da questo fatto. Questo perché sappiamo che in Brasile, e lo conferma anche questo sito che vi lascio qua sotto in descrizione, che sottolinea gli aspetti negativi del Brasile in generale, quindi diamo per scontato che non tutto sono fatti estremamente reali, ma ci basiamo su quest'articolo, che ve lo metto qua sotto in descrizione. È che lo stipendio, lui l'ha sottolineato anche in una live, lo stipendio medio di un brasiliano che lavora in quella città, di un brasiliano qualunque che lavora in Brasile, è di 1000 reais, che corrisponderebbe a 230 euro. In questo momento 1000 reais, siccome il valore della moneta, della valuta è diminuita, 1500 reais corrisponderebbero a 230 euro più o meno, 223,47 euro. Quindi, siccome è un articolo di un anno fa, 1000 reais ad oggi corrisponderebbero 150 euro. Cioè, voi fate caso, lì c'è gente veramente che lavora per questi soldi, per 200, 300, massimo 300 euro al mese. Tu effettivamente vai in Brasile, ok che la vita costa tutto di meno e tutto quanto, ma vai in Brasile per guadagnare questi miseri 230 euro, 300 euro, un lavoro normale e forse anche che ti sfruttano? Io voglio porre questa domanda. Tu effettivamente vai a lavorare lì per 300 euro? Sono d'accordo che chi è miliardario, si trasferisce in Brasile, campa di rendita, possiamo dire, e ok, via, hai tutta la via spianata, ma se tu ti trasferisci in Brasile con 230 euro e poi per caso succede qualcosa e vuoi trasferirti di nuovo in Europa, ma con 230 euro nemmeno ci paghi l'affitto di una casa qua in Europa. Cioè, raga, ma diciamocelo chiaramente. Bisogna fare quindi delle scelte, quindi decidere di trasferirsi in Brasile e guadagnare e lavorare in Brasile con 200-300 euro al mese, però troverai difficoltà quando ritornerai in Europa perché il tenore di vita costa di più, o altrimenti praticamente trasferirti in Brasile, resti lì per il resto della tua vita e fai una vita così moderata e via. Però più che altro conviene soltanto chi è ricco, diciamo solo chiaro, perché se tu vai a lavorare per 230 euro al mese, ma anche no, cioè diciamo solo chiaro, pure se lì il tenore di vita costa di meno, ma se tu ti trasferisci o fai un viaggio in Europa, porca puttana, non ti abbassano questi 230 euro. Cosa che vi dico la verità, che con il cazzo lavoro per 230 euro al mese, che poi se voglio fare un viaggio in Europa nemmeno mi abbastano. Per fare un bel viaggio in Europa, quindi visitare molte città in Europa, non mi basterebbero 5 stipendi medi, ma praticamente ci servono il doppio degli stipendi in Brasile, quindi incrementare la propria forza lavoro. È questo che io personalmente odio. Però andiamo avanti, non ci disperdiamo da questo argomento perché qui possiamo parlare tantissime cose. Come vedete, l'assistenza sanitaria pubblica è molto inefficiente perché lì costa di più. È un'assicurazione addirittura sanitaria che permette l'accesso alla sanitaria privata in modo molto caro, quindi a un prezzo molto caro di 1600 reais, che adesso penso abbiano aumentato, non so. Questo è un articolo di un anno fa e
non so. E quindi aumenta con l'anzianità dell'assicurato. Poi abbiamo le scuole pubbliche e private di bassa qualità da terzo mondo, ma non da tutte le parti, qui parla in generale in Brasile. E poi scuole private e docenti da 3.000 reais al mese a figlio, cioè addirittura spende 3.000 reais. Loro ne guadagnano 2.000 reais al mese, 230 euro, quindi corrisponderebbe a 690 euro al mese e tu praticamente uno stipendio medio ne guadagni 230 euro al mese per studiare il proprio figlio nelle scuole private con un'istruzione ben precisa e quindi non di bassa qualità, ma anche no. Cioè, questo praticamente gli operai base con il cazzo non se lo possono permettere. Questo che a me nel Brasile, leggendo questa cosa, mi dispiace. E poi, qualità degli alimenti molto bassa, prodotti italiani importanti, costosissimi, vabbè, mancanza di infrastrutture, ma questo non è il caso perché lui vive in un paese abbastanza sviluppato, anche perché lì non esiste criminalità. Però andiamo avanti, riandiamo al mio commento. E leggiamo, ecco qui, di quello che io intendevo dell'opinione estremamente positiva di molte persone sul Brasile, quello che vorrei un attimino chiarire, perché lui su Instagram ha mostrato soltanto robe positive, e quello ci sta, il suo lavoro è mostrare qualcosa che stupisce la gente, e ci sta, ragazzi, è normale. Però volevo sottolineare questo messaggio perché ho visto molti commenti su Twitch, su Instagram, sotto i video su YouTube che la gente è convinta che il Brasile effettivamente è un paese migliore tra tutti i paesi del mondo. Ma lì no, no ragazzi, no. Esistono paesi con tenori di vita importanti. Non sto dicendo che l'Italia mi sento un patriottica e tutto quanto, ma comunque l'economia è proporzionale al tenore di vita. Quindi ragazzi, se voi andate a lavorare in Brasile e poi tornate in Europa, siete estremamente fottuti, questo è chiaro. Ecco il mio messaggio che volevo praticamente dire più volte, pure se lui l'ha sottolineato qualche volta, ma volevo sottolineare soprattutto questo. Ma scrivere un poema su tutta questa roba e perderci il tempo, ragazzi, sinceramente non volevo farlo. E poi lui ha scelto la strada di bannarmi ed è più che legittimo. Però andiamo avanti, scusate se questo video sta durando tantissimo, ma vorrei proprio chiarire questo. E allora andiamo avanti. Qui lo dico proprio esplicitamente, come ho detto prima, su certi aspetti non condivido proprio che il Brasile sia un paese incredibile, come lo dimostra lui. Nonostante, vi ripeto, perché altrimenti sotto nei commenti scrivete: ma lui l'ha detto che praticamente il Brasile ci sono dei posti non sicuri, tutto quanto, la vita cambia e tutto quanto. Però sulle stories su Instagram io vedo che qui è tutto perfetto. È uno spettatore medio, uno spettatore che per esempio non guarda i contenuti su YouTube o su Twitch, che può intendere da questo paradiso brasiliano che praticamente il Brasile è un paese estremamente da invidiare. Cioè, è questo che io vedo da uno spettatore che vede soltanto stories o video su Instagram. Ecco. Comunque, il mio commento, pure se troppo offensivo con l'aggettivo sporca e l'emoji, questa qui, la faccina vomitevole, sottolinea che non tutto è perfetto, come d'altronde ho sottolineato, perché non voglio fare il professorino, non voglio esprimere il mio sentimento patriottico per l'Italia. Quindi ho scritto come d'altronde anche in Italia non tutto è perfetto. Quindi, ma dimostrare come la pubblicità, come le pubblicità dei profumi in questo caso, raga, questo mi faceva ridere, ma effettivamente, raga, riguardando il video, è una pubblicità del profumo. Pure la musica proprio accattivante di quello che si vuole in qualche modo vantare dei posti che ci sono in Brasile e ci può stare, cioè col suo spirito brasiliano, l'intento è far conoscere questo paese che effettivamente è fantastico come lui lo esprime qui sulle stories. Se noi ci fermiamo, sia chiaro, se noi ci fermiamo soltanto sulle stories e sui video su Instagram, ma sinceramente non ha mai sottolineato qui sulle stories su Instagram,
o bene o male poche volte anche nelle live sue su Twitch, che il Brasile ha anche degli aspetti negativi. Capisco che non può fare praticamente delle live nelle favelas, ecco, diciamocelo chiaro, però trasmettere gran parte dei video che il Brasile sia un paese paradisiaco, come scrivo anche qui, è estremamente eccessivo, secondo me. È far credere, è far ingannare i propri follower, anche se tu l'hai detto qualche volta, qualche aspetto negativo nel Brasile. Ma qui, ragazzi, se io devo, ripeto, se sono uno spettatore medio qui su Instagram, assolutamente vedo solo robe positive. Questo, vabbè, è il lavoro degli influencer, ma vedo soltanto robe positive sul Brasile. Questo mi fa storcere un po' il naso, perché non esiste, molti credono che esiste un paese perfetto. Ragazzi, non esiste nessun paese perfetto. E questo è il mio messaggio che voglio conferire. Nemmeno l'Italia. Non ho detto che l'Italia è un paese perfetto, ma sai che me ne frega dell'Italia, ragazzi? Diciamocelo chiaro. Il mio obiettivo è quello di non far credere che questo influencer Brazo Crew, come posta tutte le stories, come tanti altri influencer in generale, è che praticamente fanno credere che un determinato prodotto e aspetto della propria vita rende qualcosa di eccezionale tutto l'ambiente che lo circonda, quindi anche l'ambiente in cui vive. Quindi, ragazzi, assolutamente voglio trasferire questo mio messaggio. Non so se mi avete capito. Vabbè, pazienza e via. Comunque, qui c'era da fare veramente una live. Non so quanto durerà questo video. Poi, posso anche sbagliare, non lo metto in dubbio. Infatti, questa affermazione, soprattutto questa affermazione che ho detto io poco fa, posso anche sbagliare, ma questa è la mia opinione. Non me la possono cambiare. Più che altro, io sostengo così e questo è un commento, non è una critica, non è il voler offendere Brazo Crew, sia chiaro ragazzi, ma praticamente è far cadere dal piedistallo e soprattutto mettere i piedi in terra l'opinione di molte persone che credono che il Brasile sia un paese estremamente perfetto. Quindi, come dico anche qua nel commento, il messaggio che percepisco da questo video e da tanti altri è questo: il perfezionismo, far credere alla gente che il Brasile o in generale un determinato paese sia rosa e fiori. Questa, ragazzi, è la mia opinione. Non esiste un paese perfetto, estremamente perfetto, non potrà avere criminalità. Non potrà avere, per esempio, aspetti estremamente negativi, ma esisterà sempre un aspetto negativo nei paesi. Mettetelo bene in testa, che potrà incentrare sull'economia, ad esempio, o altrimenti in un aspetto sociale. Quindi, ragazzi, non garantire una sanità pubblica, anche quello è un aspetto negativo. Quindi, nessun paese è perfetto, ragazzi, diciamocelo chiaro. È questo che io voglio sottolineare. Ecco, quindi cercate di pensare sempre con la vostra testa e mai con la testa degli altri. Quindi, tra l'altro, i commenti ci sono apposta. E qui lo dico, ragazzi, qui inizia anche quello spirito piccantino, quello che dicevo prima io. Tra l'altro, i commenti ci sono apposta per esprimere le proprie opinioni. Se poi colui che gestisce un profilo social è permaloso, è libero di cancellare, bannare il profilo o rispondere in maniera ignorante sotto a un commento. A un commento dovevo aggiungere civile, perché lì ho scritto soltanto che l'acqua è sporca. Da notare, l'acqua è sporca. Non ho aggiunto niente di personale. Sia chiaro. Quindi, ma si prende le proprie responsabilità. È facile che le maschere del personaggio del web, dal modo in cui scrive anche nei social, possono cadere. Scusa del poema, ma volevo precisare questo. Peace. Vabbè, questa è una presa proprio per il culo, diciamocelo chiaro. Peace con la colombella che porta l'ulivo, classica del tema pasquale, ma non tanto. Ma volevo concludere questo aspetto lì.
e non con il ban, però lui ha scelto di bannare il profilo e quindi reprimere la mia opinione, che non è stata quella di insultarla effettivamente. Ma sapete io quanti insulti ricevo? Dopo questo video non puoi mangiare più gli ustel. Ma io lì mi faccio una risata, ma lì poi dipende anche dal carattere che ha la persona. È questo il punto. Cioè, ha un caratterino Branzo Crio per bannarmi così, eh? Cioè, io non ho scritto niente di male, non l'ho insultato. Cioè, ha visto da parte mia dell'odio che non esiste. Io ho commentato il video, perché ragazzi, vediamocelo di nuovo, perché forse non si è capito. Da ignorante lo dico pure io. Perché qui, ragazzi, si vede l'acqua marrone. Ecco, pure qua, un po' pure qua. Ma essendo che io sono ignorante, e lo dico proprio chiaramente, non sapevo che l'acqua potesse tingere del colore praticamente della natura o un riflesso delle piante oppure addirittura un colore che ha la vegetazione. Ma ragazzi, ripeto, questa è acqua marrone. Io penso che deriva da una piccola frana naturale del terreno che ci sta qua, anche perché questo fiume passa in mezzo alla giungla ed è pure normale, è naturale. Ma addirittura bere quest'acqua che è torrida e continua a dirlo. È eccessivo, cioè io mi sentirei male bere un'acqua così, cioè non so voi. E comunque vabbè, pazienza, Branzo Crio mi ha bannato e speriamo che non mi butta giù questo video. E vabbè, e niente, io volevo chiarire questo perché alla fine non ho niente nei confronti di lui, ma volevo in qualche modo evidenziare questo messaggio che volevo evidenziarlo da tempo. Cioè, dovete pensare sempre con la vostra testa e mai quella degli altri. Pure se quello ti dimostra cose positive, incredibili, robe incredibili, informatevi. E ragazzi, concludo con una citazione di J-Ax in una canzone dove lui dice chiaramente che la La vita vita non non è è un un film. film. Ebbene ragazzi, questo video è un po' strano, pure se è Pasqua, insomma, vi auguro innanzitutto buona Pasqua e buona Pasquetta. Può finire così, spero che vi sia piaciuto. Comunque ragazzi, nel caso il messaggio che voglio trasparire è questo, pensate sempre con la vostra testa e mai con quella degli altri, pure se sembra che l'altro pubblica robe incredibili. Informatevi, informatevi soprattutto al di fuori dell'influencer che pubblica posti, robe, cose. E soprattutto se Branzo Crio è arrivato fino a questo punto, al termine di questo video, volentieri accetterei l'invito per un dibattito in live. Ecco, io voglio evidenziare questo, che a volte su Instagram non possono esistere i dibattiti. Praticamente se tu crei un dibattito, passi automaticamente per colui che è un hater, che è qualcosa di negativo per il tuo canale, perché non ha accettato un dibattito? Io parlavo seriamente, infatti ragazzi non l'ho offeso, perché non accettare un dibattito su Instagram e quindi chiarire l'ignorante che io sono, quindi da notare l'acqua è sporca, quindi far valere in qualche modo a tuo favore, al tuo essere proprio signorile, di informare l'ignorante che sarei io il motivo, il perché in quel momento l'acqua è sporca e lui non l'ha fatto. Stranamente, io non l'ho offeso, continuo a ripeterlo e via. Speriamo che ci saranno dei chiarimenti. Lo spero. Comunque, ragazzi, questo contenuto da parassita, di certo sì, mi è convenuto fare questo contenuto parassita perché almeno mi faccio i follower e soprattutto commenti negativi facili facili e visualizzazioni soprattutto facili facili, ma a me ragazzi non me ne frega un cazzo perché è da un botto di tempo che faccio video su YouTube e questo lo voglio chiarire. Non è che io praticamente ho fatto un video contro Branzo Crew per ottenere visualizzazioni e farmi conoscere. No, io non l'ho fatto. Ok, principalmente anche quello, ma volevo sottolineare che ragazzi, gli influencer, lo youtuber, lo streamer, anzi lo streamer un po' meno perché più o meno tu lo vedi tutti i giorni in live e ti fai una tua opinione di com'è lui personalmente, pure se in qualche modo indossano una pseudo, una sottile maschera, ma soprattutto tengo a dire che lo youtuber, l'influencer tendono a mostrare una maschera o più maschere della loro personalità. Quindi ragazzi, state attenti.
utenti. Il web a volte non rispecchia la effettiva realtà. E questo è il mio messaggio che voglio trasmettere e spero che sia ascoltato da più quante persone, eccetera, eccetera. Se poi Branzo Crew cambierà idea e mi sbannerà oppure addirittura mi inviterà in un confronto in diretta, io accetterei tranquillamente, anche perché voglio un attimino parlare cosa veramente succede, cosa, perché mi ha bannato per un commento che poi suscita un dibattito che non in qualche modo trasparisce soltanto cose negative. È questo che proprio lui non l'ha capito. È questo che a me dispiace, il voler non fare un dibattito effettivo su Instagram, il reprimere tutti i commenti che praticamente si avvicinano sul negativo e quindi non avere uno spirito di critica per rispondere a questi commenti. Forse lo capisco perché è abbastanza indaffarato con tutti i commenti negativi che gli scrivono, è normale che forse abbia uno spirito un po' chiuso, quindi cerca di bannare tutti i commenti negativi, non facendo caso anche nei commenti negativi che possono accrescere a livello anche culturale alle sue capacità e quindi migliorare contemporaneamente il suo progetto, il suo lavoro su Instagram, quindi nell'essere un influencer, youtuber e travel blogger. Spero che sia chiaro, sicuramente avrò tantissimi commenti negativi sotto a questo video, ma mi assumo le responsabilità di tutti questi commenti e a me il pensiero non me lo distaccherà nessuno. Cioè, ripeto, qual è il pensiero finale? Lo ripeto, non so, per la terza volta, quarta volta, è pensare con la vostra testa. Non dovete credere a tutti quei post, a tutti quei reels, che in generale la vita sia facile, sia una passeggiata, perché in realtà non lo è. Pensate sempre con la vostra testa quando dovete fare delle scelte importanti e non praticamente seguire la strada di un influencer, dove è normale, è il suo lavoro, pubblica soltanto cose positive e quindi traspare il messaggio che in quel posto o in quel determinato luogo ci sono soltanto luoghi paradisiaci e estremamente positivi. Questo sia chiaro. E ragazzi, io continuerò a portare i contenuti da gamer morente e via. Chiudiamo questo capitolo qui. Speriamo di chiuderlo perché non so cosa succederà dopo la pubblicazione di questo video. Quindi ragazzi, chi non è iscritto, iscriviti subito, mi raccomando. I social li trovate qua sotto in descrizione, andatevi a seguire anche lì se volete. Instagram è lollo0thebest e Telegram @lollo02thebest. Io vi saluto, vi ringrazio di aver seguito tutto questo video e ciao! Spero che sia l'ultima volta che faccio un video del genere e soprattutto ragazzi, non me ne frega più un cazzo se ci sono persone che si offendono per queste cose che ho scritto. Praticamente la prossima volta evito di scrivere nessun commento. Se vogliono avere una community pulita come i TikToker, ripeto, è veramente da codardo. Perché si costruisce automaticamente un muro che c'è tra l'influencer e il follower. E questo, ragazzi, è brutto. È bruttissimo.